tutti, bentornati nell'angolo di Silvia. Oggi sono qui con, sì, un ennesimo video dove parlo dei romance. Ormai credo che voi lo abbiate capito, che è il mio genere di lettura preferito. Il secondo video che ho caricato qua nel nuovo canale parlava appunto del perché leggo romance e vi consigliavo alcune scrittrici italiane. Oggi invece sono qui per consigliarvi 5 scrittrici straniere tra le mie preferite in assoluto. Molte di queste probabilmente già lo saprete, che appunto sono le mie preferite, perché ve lo continuo a ripetere. Oggi appunto ne parleremo più approfonditamente. La mia scrittrice straniera preferita in primis, diciamo, è Jennifer Lynn Armentrout. È una scrittrice che io adoro ed è una scrittrice che mi riesce a risollevare sempre l'umore, mi riesce sempre ad appassionare sia la storia che ai protagonisti, riesce a immergermi completamente nelle sue storie. Scrive sia romance che paranormal romance fantasy, è una scrittrice statunitense che io adoro veramente tantissimo. Non ho letto tutto di lei perché la sua scrittura ha il potere di farmi uscire dal blocco del lettore, e quindi tutte le volte che mi sento un po' giù, mi sento un po' bloccata, che non riesco ad affrontare magari dei libri, sono sicura che leggendo un suo libro io riesco a risollevarmi l'umore e ad uscire dal blocco, quindi li tengo come dei preziosi gioielli per aiutarmi. Ho una parte di libreria dedicata soltanto ai suoi libri perché ci tengo veramente tantissimo, la adoro veramente tanto tanto tanto, e volevo consigliarvi due libri in particolare, due serie in particolare. Come mi sono approcciata ai libri dell'Armentrout? Come l'ho conosciuta? Allora, i primissimi due libri che ho letto di Jennifer fanno parte della serie Wait for You, ovvero il primo volume Ti aspettavo e il secondo volume che io avevo appunto letto, e già da lì mi ero completamente innamorata del suo stile di scrittura molto accattivante, molto avvolgente, i suoi protagonisti che erano così caratterizzati bene da sembrare reali, mi ero veramente super super appassionata, e i primi libri appunto lei li autografava, diciamo, li faceva uscire con il suo pseudonimo, diciamo, J. Lynn. Ho scoperto che J. Lynn è la Jennifer Armentrout quando poi ho letto la serie Lux. La serie Lux forse è la mia serie preferita sua. È una serie che ho veramente amato in tutto. Demon e Katie mi sono entrati veramente sotto pelle. È semplicemente una storia fantasy. Demon è un alieno, diciamo, Katie invece è una blogger. Si incontrano perché Katie va a vivere, diventa la sua vicina di casa, e poi appunto Demon si rivelerà a Katie. Da lì succederanno poi un sacco di cose, un sacco di avventure, e veramente mi sono coinvolta, appassionata tantissimo a questi personaggi e a questa storia. Mi piace molto come Jennifer sa scrivere sia romance che, chiamiamoli, paranormal romance. Mi piace molto come riesce a destreggiarsi perfettamente in questi ambiti. Sono entrambi, diciamo, a sfondo rosa, perché anche in questo libro c'è una storia d'amore, però riesce a identificarsi bene in entrambi i generi. Tutta la serie Wait for You mi è piaciuta moltissimo, tra alti e bassi. Ci sono volumi che ho amato molto, volumi che mi sono piaciuti un po' meno, ma quando si scrive delle serie con tanti personaggi, con tanti volumi, non sempre è facile restare originali, non sempre è facile creare delle storie ad hoc. Forse a volte è meglio scrivere qualche libro in meno, ma essere un po' più originali e scrivere storie un po' più ricercate, diciamo. Però ve la straconsiglio, mi mancano tanti libri sia da leggere che da recuperare, però li tengo, come vi ho già detto, come dei gioiellini per quando appunto a quel momento no, e so che un suo libro mi risolleverà sicuramente l'umore. Un'altra grande scrittrice che io amo alla follia è Colleen Hoover, un'altra scrittrice americana
che non mi vergogno a dire, molto spesso mi fa scendere anche qualche lacrimuccia. È una scrittrice che racconta storie un po' più profonde, un po' più sentimentali, ricche di emozioni. In particolare ho due volumi che prediligo tra i suoi libri. Io ho letto quasi tutto di lei, mi mancano soltanto due volumi, che è la duologia Le coincidenze dell'amore. Il resto ho letto tutto e tutto mi è piaciuto davvero tanto. Come vi dicevo, è una scrittrice che racconta di forti emozioni. Tutti i suoi personaggi sono comunque personaggi dal passato difficile, da una vita dura, che cercano l'amore, che cercano la felicità, che cercano di redimersi. Mi sono piaciuti tutti tantissimo. Però, come mi sono approcciata a Colleen Hoover, il primo libro che ho letto in assoluto suo è stato questo, L'incastro imperfetto. Questo libro ha una storia un po' particolare. Era da un sacco di tempo che era nella mia wishlist di Amazon, poi all'improvviso è andato una specie di fuori catalogo, era diventato introvabile, da nessuna parte si riusciva più a trovarlo. L'ho ordinato in un paio di librerie, ma mi avevano detto che era veramente impossibile recuperarlo. Era andato un paio di volte su IBS in vendita le ultime copie e non ero riuscita a prenderlo. Fortunatamente poi in un'ultima svendita, io non so la storia che c'è dietro, comunque ero riuscita a prenderlo e come un oracolo praticamente lo sto tenendo. Ora è perfettamente trovabile, anzi se lo trovate prendetelo perché è bellissimo. La storia di Tate e Miles come Cat and Demon mi è entrata sotto pelle, forse perché è il primo libro che leggevo suo, quindi mi ha veramente avvolto completamente. Questa è una storia comunque non dico leggera, però molto tranquilla, molto divertente. Mi è piaciuto moltissimo anche il rapporto di Tate con il fratello. Parliamo di piloti d'aereo. Miles ha una storia molto forte alle spalle e Tate cercherà di portargli quella piccola felicità, quel piccolo amore che potrà ridargli speranza e vita. Mi è piaciuta tantissimo, ve la straconsiglio. Altro libro molto 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 bello di Colleen Hoover è l'ultimo che è uscito in Italia, ovvero Un ricordo ti parlerà di noi. Questa è una storia molto più profonda, molto forse anche più al giorno d'oggi. Abbiamo due protagonisti che possono essere benissimo reali e autentici. Abbiamo una coppia in crisi, una coppia che non riesce ad avere figli, in crisi, che non riescono magari ad ammettere i propri problemi, e però poi si ritroveranno con un momento bellissimo. Mi è piaciuto, mi ha fatto piangere, perché le storie di Colleen Hoover hanno un po' questo lato, fa un po' uscire questo lato sentimentale mio, non mi vergogno a dirlo che mi sono scese un paio di lacrime per un paio di suoi libri. Bellissimo, io non so che altro dire, sono veramente storie molto belle, molto toccanti, molto forti e ve le straconsiglio. Anche Colleen Hoover ha proprio questo potere di avvolgerti completamente. Ora parliamo di uno scrittore che in realtà si dice essere quasi un finto scrittore, ovvero il nome sia stato creato appunto per pubblicare questi libri. Io ho cercato qualcosa di lui, mi è venuto fuori che ha, mi pare, madre tedesca e padre francese, una cosa del genere, che però deve essere uno scrittore fittizio, quindi io in realtà non so bene. Comunque sto parlando di Nicolas Barrot. Io adoro follemente le storie di Nicolas Barrot. In questo caso Nicolas Barrot scrive romanzi d'amore, però quell'amore puro che non scende mai nel volgare, quell'amore etereo praticamente. Sono quasi tutti ambientati a Parigi, che è un'altra cosa che io adoro, quindi Parigi, amore, per me è il connubio perfetto. E questo qui è il mio libro preferito di Nicolas Barrot. Racconta la storia di una ragazza che si dipana tra le vie di Parigi e le vie di Venezia, viene a Venezia per, diciamo, staccare un po' la spina, incontrerà un fotografo un po' maldestro e buffone che poi l'accompagnerà, buffone nel senso buffo,
accompagnerà per le vie meravigliose di Venezia, alla scoperta di tanti luoghi meravigliosi, e lei stessa poi avrà una specie di mistero da ricostruire. È bellissimo, una storia super super bella, divertente, romantica. Ecco, io accenno a Nicola Barrot come uno scrittore romantico. Scrive queste storie molto sentimentali, però quasi eteree. Altri suoi libri sono altrettanto belli. Lui è alla ricerca del vero amore, praticamente. Lui e tutti i suoi protagonisti sono alla ricerca del vero amore con la maiuscola. Poi passiamo ad un'altra scrittrice che invece ho conosciuto soltanto di recente, perché non avevo mai letto nulla di suo, fin tanto che non mi è arrivato tra le mani questo libro qui. Sto parlando di Sarah Morgan. Sarah Morgan è una scrittrice inglese. Mi appassiona davvero tantissimo il suo calore. Scrive storie di famiglia, queste belle famiglie con tante persone, però con tanti problemi reali, con tante situazioni che possiamo trovare anche noi al giorno d'oggi, tante problematiche magari tenute nascoste. Il meraviglioso Natale delle sorelle McBride è il primo libro che ho letto di Sarah Morgan ed è il libro che mi è piaciuto di più in assoluto. Abbiamo questa famiglia con queste tre sorelle che si sono un po' perse nel tempo e che ritorneranno a casa a Natale con i loro mille problemi da risolvere, e insieme cercheranno di ricostruire un rapporto, di risolvere questi problemi e di ricominciare una vita tutte insieme, ed è meraviglioso. Mi piacciono davvero tantissimo queste storie. Ultimamente mi sto appassionando molto a questo genere, anche Come mantenere un segreto è sulla stessa scia e mi piace moltissimo. Quindi ora sto cercando di recuperare tutto quello che lei ha scritto, perché secondo me è proprio una scrittrice che dà calore, come le altre che appunto vi ho appena citato. Bellissimo. Se voi avete letto qualcosa di Sarah Morgan, consigliatemelo qua sotto, che magari appunto inizierò con altre sue serie. Termino questo video, dove vi consiglio scrittrici straniere, con una scrittrice che ho conosciuto veramente di recentissimo. Una scrittrice tedesca che ha un sacco di successo con appunto la serie Begin Again, e sto parlando di Mona Kasten. Questo è il suo primo libro che ho letto, anzi no, scherzo, ho letto la serie Save di Mona Kasten, che mi è piaciuta tantissimo. È una serie young adult con personaggi giovani, quindi diciamo che ci discostiamo molto dal genere un po' più intenso dei libri che vi ho appena parlato. Qui andiamo forse un po' sulle storie un po' più trash, un po' più banali, che però a me sono piaciute comunque tantissimo. Abbiamo dei protagonisti giovani che però sanno affrontare la vita, sono determinati, sono anche loro, alcuni sono problematici e cercano di superare queste loro problematiche, cercano di affrontare la vita nel migliore dei modi, e sono comunque giovani, quindi non ci aspettiamo chissà che trame e chissà che storie, però mi hanno appassionato, coinvolto, mi hanno divertito, e quindi mi piace molto questo stile divertente e frizzante di Mona Kasten. Potrei restare qui a parlarvi di ore e ore e ore di scrittrici straniere che mi piacciono, come L.A. Casey, Penelope Ward, Abby Glintz, però queste sono le mie preferite in assoluto. In particolare i primi tre di cui vi ho parlato, quindi Jennifer, Colin e Nicolà, sono in assoluto i miei preferiti. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like, un pollice in su di supporto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate il campanellino. Vi aspetto qua sotto nei commenti con i vostri scrittori preferiti e i vostri libri preferiti. Qua sotto nell'info box vi lascio il link di riferimento dei libri che vi ho citato. Se li volete acquistare, io poi ricevo una piccola percentuale che mi aiuta a mantenere sia YouTube che Instagram. Trovate anche il mio Instagram, La Libreria di Silvia. Se avete voglia, seguitemi anche là, cerco di essere presente quotidianamente. Nulla, noi ci vediamo qui con un prossimo video. Ciao a tutti!